cominciato Lazio-Roma, è cominciato il derby di Roma numero 149. Il primo lancio è di Siniša Mihajlović nella zona di Zebina, che lascia terminare il pallone, lo lascia sfilare a fondo campo per la prima rimessa da parte di Francesco Antonioli. Tre cambi per parte nelle formazioni che andiamo velocemente a ripassare: per la Lazio Peruzzi, Stam, Couto, Mihajlović, Favalli, poi Fiore, Stankovic, Gianichè da Cesar e quindi Corradi e Lopez. Per la Roma Antonioli in porta, poi Zebina, Samuel Panucci, Cafu, Tommasi, Emerson, Candelai, Del Vecchio, Totti e Montella. Lazio in avanti con Claudio Lopez, saltato Zebina, palla dentro, colpo di testa di Fiore, palla sul fondo, la prima occasione da gol è biancoceleste. Sì, buona questa iniziativa, bellissima profondità che ha dato Lopez sulla sinistra, è un po' meno il colpo di testa, comunque è una buona iniziativa da parte della Lazio. Dobbiamo interpretarlo come un segnale, Bruno, cioè Fiore che andrà ad affiancare le due punte? L'avevo detto, Fiore ama fare questo, e da destra converge verso il centro, è il suo modo di giocare e sta anche in un momento particolarmente felice. Fiore ha recuperato, Gianichè ha giocato all'indietro verso Stam, il rilancio di Angelo Peruzzi recuperato dopo l'infortunio, a vuoto Panucci, colpo di testa di Samuel, è la Lazio che prova ancora ad attaccare sulla destra e lo fa con l'iniziativa di Stefano Fiore, molto bravo a girarsi, poi ha messo fuori Samuel, ancora Stam che gioca, è intervenuto in anticipo Vincent Candela, subisce fallo da parte di Couto. La palla sta per essere rimessa in gioco dalla squadra di Fabio Capello. Rivediamo la caduta di Candela. Calcio di punizione affidato ad Emerson che ha battuto all'indietro verso Samuel. Primo pallone giocato da Cafu. Tocco all'indietro e l'apertura verso Panucci. Totti. Totti attaccato da Gianichè, poi raddoppio di marcatura di Corradi, Stam, Gianichè, ancora Fiore che tocca all'indietro per Peruzzi. Stam. Ecco il rinvio di Peruzzi, colpo di testa di Panucci, può attaccare la Lazio sulla fascia destra ancora con Fiore. Fiore. Ancora Fiore che prova a mettere dentro, il colpo di testa di Samuel ad allontanare, poi l'intervento da parte di Lima. Ancora la Lazio però con questo cross troppo lungo per tutti, palla che sfila a fondo campo, quindi c'è Lima e non c'è Tommasi. Sì, si sta vedendo come si prevedeva, Del Vecchio giocando molto sulla sinistra, sta giocando quando attacca la squadra molto alto, quando difende molto basso, va a fare il quinto centrocampista. Penso che in questo momento è partita molto più aggressiva la Lazio e la Roma. Rinvio di Antonioli con il controllo di Candela, è riuscito a tenere il pallone in campo, glielo aveva soffiato Fiore, poi il rinvio di Panucci è andato a sbattere su Claudio Lopez, arriva Samuel. Scaraventa il pallone fuori, momento di maggiore lucidità da parte della squadra di Roberto Mancini. Palla messa giù, arriva Del Vecchio e viene fermato, ma regolarmente, dice Paparesta. Quindi rimessa laterale in favore della squadra di Mancini con Stam. Fiore. Ha recuperato Totti. Possibilità per la Roma di partire con Emerson a sinistra, eccolo servito da Totti, libertà per Emerson, cross al centro deviato, intervento di Montella e arriva la prima palla gol con Vincenzo Montella anche per la Roma. È stata una bellissima azione di contropiede, il bravissimo Totti a portare la palla fino al trequarto campo, poi aprire sulla sinistra Emerson che si è inserito molto bene crossando basso cercando Montella che ha cercato di colpire però non è riuscito a colpire bene. Abbiamo rivisto il cross basso di Emerson, il tocco di Vincenzo Montella, la rimessa dal fondo di Angelo Peruzzi. Colpo di testa di Corradi, rinvio di Candela, poi Stam, ancora Stam. Movimento di Fiore, palla che termina in fallo laterale e quindi rimessa che spetta alla Roma.
sono 5 minuti quasi di partita e si gioca esclusivamente su una fascia, ancora sì. Dell'altra parte sembra che non vogliono giocare. Tutto sotto la tribuna centrale, intanto è partito Del Vecchio, guadagna un calcio di punizione sulla trattenuta di Fernando Couto, abbiamo visto Mancini già abbastanza agitato, andiamo da Stefano De Grandis. Ma a proposito di quello che diceva Balbo, che si gioca solo su una fascia, Fiore si è girato verso Mancini, gli ha detto loro sono in tre qua, quindi Roma che ha evidentemente in questo momento un giocatore in più da questa parte, Lazio che deve preoccuparsi. In azione Totti, fronteggiato da Claudio Lopez, ancora Totti per vie orizzontali, prova a cambiare gioco verso Cafu, buono l'aggancio, è fronteggiato da Cesar, parte il cross, colpo di testa in calcio d'angolo da parte di Couto, rivediamo il cross da parte di Cafu. In anticipo su Montella e Del Vecchio, salta Fernando Couto, primo calcio d'angolo in favore della Roma, si gioca da 5 minuti e mezzo, primo calcio d'angolo in favore della Roma, parte Candelà, colpo di testa a centro area, il pallone è uscito, prova a recuperarlo Del Vecchio, è uscito dall'area di rigore, Candelà fermato e poi il rinvio, è stato Corradi ad andare in opposizione su Candelà. Rimessa laterale in favore della Roma, la effettua la sorpresa dell'ultima ora, Lima schierato al posto di Tommasi, ha scambiato con Emerson, ancora Lima, Zebina, in avanti Samuel, Montella, è partito Montella, lo accompagna Cafu, colpo di testa di Favalli ad allontanare, ancora Favalli, prova ad aprire su Corradi. La Lazio rimane in possesso di palla con Gianni Chedda, è partita a sinistra la squadra di Mancini, tocco per Claudio Lopez, cerca l'1-2, Claudio Lopez cross dentro che taglia tutta l'area e termina in fallo laterale dalla parte opposta. Primo attacco della Lazio sulla fascia sinistra, lo stiamo rivedendo. Sì, è stato buono questo 1-2 tra Cesar e Lopez, è anche buono il cross e nessuno è andato sul secondo palo, però la Lazio da quella parte può far male perché c'è molta sovrapposizione, logicamente dicevano che c'è un uomo in più da questa parte della Roma, cioè sulla destra della Lazio, di conseguenza ce n'è uno in meno sulla destra della Roma e dovranno sfruttare queste situazioni sia una che l'altra squadra. Angelo Mangiante. Sì, Massimo, tornerei per un attimo sul faccia a faccia a Capello Mancini, perché la vigilia era stata freddissima tra i due, le dichiarazioni non diplomatiche, Mancini non ha simpatia per Capello, sentimento peraltro ricambiato, e Capello aveva detto la stretta di mano però non l'ho mai negata a nessuno, e da consumati attori infatti non c'è stata. Cross di Emerson e si rifugia in calcio d'angolo Cesar, dopo un errore, il disimpegno di Fernando Couto, la Roma è riuscita ad attaccare di nuovo. Eccolo qua il colpo di testa del brasiliano Cesar per il calcio d'angolo numero 2 in favore della Roma, lo va a battere Cafu. Si gioca da quasi 8 minuti, bolgia assordante all'Olimpico, 0-0. In area c'è anche Samuel Peruzzi. L'avevamo chiamato l'inserimento di Walter Samuel. Eccolo qua il colpo di testa del difensore argentino, brillante l'intervento di Peruzzi. È un giocatore molto pericoloso Samuel in fase offensiva, comunque è stato lasciato troppo solo per un giocatore del suo calibro. Subito la risposta della Lazio con un pallone troppo lungo, finisce in fallo laterale nonostante la generosa corsa di Cesar, e dunque la Lazio ha cominciato ad attaccare anche a sinistra. Sì, sfrutta molto Cesar e Capello dall'altra parte ha messo proprio Lima per tappare questo buco. La Lazio, l'avevamo detto ad inizio partita, che sfrutta molto le fasce esterne e in questi minuti finali sta sfruttando più la sinistra rispetto alla destra. Abbiamo visto in rapida successione il dialogo tra Roberto Mancini e Naldo Orsi sulla panchina della Lazio, e sull'altro versante invece la grinta e la severità di Capello. Intanto Zebina è andato al recupero, cerca Marco Del Vecchio. Del Vecchio difende il pallone dall'attacco di Gianni Chedda che non fa complimenti. C'è il richiamo di Paparesta per Gianni Chedda che è entrato molto molto deciso su Del Vecchio. Prima la trattenuta, poi l'intervento falloso per far sentire i tacchetti a Marco Del Vecchio. Già battuto il calcio di punizione, in avanti Zebina, l'opposizione di Claudio Lopez, esce bene Zebina e guadagna la rimessa laterale sul tocco di Cesar, rimessa di Cafu per Montella, si muove Montella, lo asseconda Cafu sulla fascia destra, pallone in mezzo, messo fuori, ma attenzione a Candelà che recupera, stringe Candelà, cerca di liberarsi, il suo destro è stato respinto, poi Emerson, ancora Emerson, si libera Montella, al limite dell'area,
Montella, allontana Stam, arriva Lima, colpisce di testa debolmente, può ripartire la Lazio con Stankovic fermato da Zebina, rimane in zona d'attacco la Roma con Cafu, chiama il pallone Totti, cross dentro, Montella riesce a toccare debolmente, si avventa sul pallone del Vecchio, Candelà è sempre in attesa Totti, insiste Candelà, prova il cross che è stato deviato, lontana Totti, Montella è stato fermato, Montella all'interno dell'area di rigore, riparte Stankovic, è partito Claudio Lopez, la palla in fallo laterale, andiamo da Stefano De Grandis. Mancini, avete colto che parlava con Orsi, gli ha detto devono giocare, come sempre Mancini vuole palla a terra, maggiore dialogo, meno apprensione, meno ansia da parte della sua squadra, ma come sempre vuole la palla a terra e il gioco. C'era stato un bel passaggio di Totti a Montella, ma la Lazio ha chiuso bene, prova a ripartire con Fiore, rimpallo per Lima, poi Totti che gira di prima verso Montella, l'anticipo di Couto, molto bravo il portoghese, e poi si rifugia nel retropassaggio su Stam. Tocco all'indietro, sono passati i primi 11 minuti, 0-0 all'Olimpico, in azione Beppe Favalli, capitano, dopo la partenza di Nesta, era stato proprio lui con un gesto molto nobile anni fa a dire è più giusto che il capitano lo faccia Nesta, perché la prima scelta sarebbe stato lui, ha ereditato normalmente il ritorno della fascia di capitano dopo la partenza di Nesta per Milano. Qui scatta Montella, è in vantaggio Mihajlovic, la rimessa sarà della Lazio. Favalli, Corradi, fallo di Zebina, dice Paparesta, calcio di punizione, si sta rialzando Bernardo Corradi. Ci sono due giocatori del Chievo che sognavano di giocarlo questo derby, Eriberto, per meglio dire Luciano e Manfredini, e invece non lo giocano per motivi diversi. Lo gioca invece Bernardo Corradi, che non se lo aspettava, no, è arrivato per ultimo. No, l'ultimo giorno è arrivato. Attenzione a Mihajlovic, può tirare in porta da lì Bruno? Assolutamente no. Eccolo Mihajlovic che prova a mettere dentro, ha salvato Zebina, ma l'inteso tra Antonioni e Zebina, rimane in zona d'attacco la Lazio, poi Cafu. Assolutamente no, ma quasi. No, ha tirato forte perché la distanza era ai 40-45 metri per non dare tempo ai difensori romanisti di prendere la posizione. E qui c'è stato un malinteso tra Zebina e Antonioli, palla che adesso viene allontanata da Samuel. Salta Candelà in anticipo su Stam, non riesce a toccare Montella. Couto, Gianni Chedda, Mihajlovic. Claudio Lopez, svaria molto l'argentino in questi primi minuti, qui non ha controllato benissimo e la rimessa è per Zebina. È il suo gioco questo di Lopez, di non dare punti di riferimento, quello che sta facendo la Roma con i tre attaccanti appunto romanisti, non dando punti di riferimento la difesa della Lazio trova qualche difficoltà. Stankovic fermato da Cafu che fa ripartire Totti. Ancora Totti, ancora Cafu che è andato in sovrapposizione, insiste Cafu, poi si allunga il pallone che Favalli gioca all'indietro verso Peruzzi. Inquadrato Stefano Fiore. Adesso è Favalli che batte lungo a cercare Corradi. Sposta il pallone Corradi in anticipo su Zebina, arriva Fiore. Il rimpallo è per Panucci. Lancio di Panucci, Totti di prima per l'apertura. Il fianco sinistro a vantaggio di Del Vecchio, chiuso da Stam il fallo laterale. Ecco l'intervento in anticipo dell'olandese, ex Manchester United, la rimessa è romanista. Paparesta, abituato ad arbitrare all'inglese, a volte, anzi spesso preferisce il dialogo ai cartellini. Ha girato Panucci verso Zebina, si ferma Lima, attacca l'ex difensore del Cagliari, Montella, Cafu, Montella. Difende il pallone Montella, cambia gioco nella zona di Candelà, poi Totti, fronteggiato da Stam, non riesce a far passare il pallone che Couto ha giocato e che viene rilanciato in avanti da Fiore, troppo lungo per Lopez, Lima, Panucci. Samuel, Zebina. Ancora Lima, possesso di palla della Roma nella sua metà campo, poi l'apertura su Candelà, verticalizza Candelà, scatta Del Vecchio, è sfuggito Del Vecchio ma c'è fallo, fallo di Marco Del Vecchio su Couto, rivediamo,
Un po' dubbio. Comunque toccherebbe rivederlo. Comunque prima Chito ci poteva stare, non stare. Sentiamo Stefano De Grandis. Probabilmente avete visto che Mancini sta sempre richiamando Fiore. Fiore che non è abituato a giocare sulla destra, è portato a centrarsi, deve stare un po' di più, ma adesso secondo Mancini stava troppo arretrato, dà possibilità a Candelà di avere lo spazio per controllare e per avanzare. La seconda raccomandazione è per Couto, che per due volte ha appoggiato sulla destra rilanciando l'azione della Roma, deve appoggiare facilmente verso il regista. Subito in avanti Candelà e Del Vecchio con l'intervento di Stam, protesta Del Vecchio. Eccolo qua l'intervento di Stam su Marco Del Vecchio, molto deciso, troppo Abel. È entrato deciso perché la Roma sta attaccando spesso lì, quindi già non le sta piacendo molto a Stam, quindi bisogna... si è voluto far sentire. Sì, c'è ragione, il fallo c'era tutto, la Roma dà fastidio da questa parte perché ci sono sovrapposizioni a parte di Candelà e Del Vecchio, per cui si trovano sempre in 2-1 ed è difficile da questa parte difendere per la Lazio. Punizione per la Roma, la sta per battere Candelà, è passato il primo quarto d'ora, 0-0 all'Olimpico, seguiamo la punizione di Candelà, adesso Stam ha preso in consegna Francesco Totti, spiovente di Candelà, tentativo di Del Vecchio in mischia, ancora Candelà, ma c'è Fiore in vantaggio sul romanista ed è di Fiore, quindi della Lazio la rimessa, noi andiamo a sentire Angelo Mangiante. L'atmosfera qui sulla panchina della Roma è già incandescente, interviene spesso Capello perché vuole che in questo inizio la Roma mantenga la lucidità nella costruzione della manovra, in particolare è intervenuto sia su Zebinà che Panucci perché non vuole che rilancino solo per vie centrali ma più allargato sulle fasce, sfruttando maggiormente sia Cafu che Candelà sulle corsie esterne. Tocco all'indietro di Zebinà, Claudio Lopez va a disturbare Antonioli sul rilancio, Mihajlovic, palla buona per Corradi che ha provato a calciare, Zebinà ha capito tutto, anche Corradi aveva capito tutto. Aveva capito tutto, però se avesse visto Lopez che aveva dato profondità si poteva creare una situazione pericolosa per la Lazio. Buon intervento di Favani che ha anche guadagnato la rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Cafu come abbiamo rivisto da quest'ultima inquadratura. E adesso spazio per Gianni Chedda, ancora a sinistra, si è spostato da quella parte la Lazio che scende con Stankovic, tallonato da Marco Del Vecchio, va giù Stankovic, c'è calcio di punizione in favore della Lazio. Rivediamo il contatto fra Stankovic e Del Vecchio. C'è la trattenuta, una posizione molto buona per la Lazio perché soprattutto come calcia e Stankovic da quella situazione può creare molto pericolo. Eh sì, abbiamo rivisto la trattenuta di Marco Del Vecchio, si avvicina Stankovic ma si avvicina Mihajlovic e dovrebbe essere lui a provare stavolta in porta, Bruno. Ma non credo perché non è la posizione giusta, è troppo defilato sulla sinistra, credo che tirerà forte ma più che altro è per servire i compagni dentro l'area di rigore. Tutto pronto allora per il calcio di punizione in favore della Lazio. In area sono andati anche Stam, Stankovic e Cesar, oltre naturalmente alle punte. Parte Mihajlovic, ha allontanato Del Vecchio, così come Corradi era andato a saltare nella sua area qualche istante fa. Adesso è Fiore che va al cross, palla sul fondo. Si tratta di calcio d'angolo, il primo corner per la Lazio. Sì. C'è stata la deviazione di Lima sul cross di Fiore. Va a battere Sinisa Mihajlovic, giocatore rigenerato dalla cura Mancini. Ecco il riscaldamento già per i giocatori che siedono in panchina a fianco di Mancini. Giocatore rigenerato Sinisa Mihajlovic, ex difensore della Roma. Fu proprio la Roma a portarlo in Italia. Seguiamo questo calcio d'angolo che è il primo in favore della squadra di Mancini. Molta tensione sulle panchine, batte Mihajlovic, allontana Cafu e c'è rimessa laterale. Palla che ha ballato sulla linea di fondo ma che è uscita lateralmente, quindi rimessa di Mihajlovic. Ancora il tocco per Mihajlovic che può andare al cross, prova Mihajlovic a mettere dentro e c'è stata la deviazione in angolo da parte di Panucci. È stato buono lo schema sul fallo laterale che ha permesso poi a Mihajlovic di andare indisturbato al cross, una situazione molto pericolosa dove la Roma si è disimpegnata bene. Di nuovo Mihajlovic dalla bandierina, strizza l'occhio Antonioli a un suo difensore, doveva essere Panucci, batte Mihajlovic, ancora un colpo di testa e si è fatto male Cafu, era molto potente questo tiro di Mihajlovic. Lo conosciamo bene. La Lazio passa in vantaggio nel numero dei calci d'angolo che diventano 3-2, abbiamo rivisto il momento di dolore di Cafu, tutto risolto,
ancora Mihajlovic dalla bandierina, palla deviata proprio all'altezza del primo palo, c'è stata ancora una deviazione, nuovo calcio d'angolo e qui rivediamo le attenzioni riservate da Panucci a Fiore mentre Mihajlovic sta per battere il suo quarto calcio d'angolo e c'è Paparesta che però sta richiamando in area a una maggiore correttezza. Ha visto qualche colpo proibito l'arbitro Barese. Batte ancora Mihajlovic, nuovo colpo di testa di Cafu, rimessa laterale stavolta in favore della squadra laziale. La battuta Mihajlovic, Stam rinvia Totti e la palla è buona per Montella che gioca subito a sinistra per Del Vecchio. Del Vecchio prova a lanciare ma trova Favalli che fa subito ripartire Claudio Lopez. Lopez attaccato da Emerson, si libera del pallone, lo dà a Lima sul quale c'è stato l'intervento di Stankovic. Calcio di punizione in favore della Roma e anche qui non si discute. No, non si discute, il pallo c'era. La cosa positiva è che tutte le due squadre vogliono vincere, si è visto già dal primo minuto, attacca sia la Roma sia la Lazio, quindi penso che è una partita molto bella. Derby senza pause, senza respiro, senza calcoli, quello che stanno giocando Lazio e Roma all'Olimpico. Sono passati 21 minuti, 0-0, punizione battuta da Samuel verso Zebinà. Ancora Samuel. Lancio su Cafu, buono l'aggancio, Cafu e Favalli. Cafu riesce a crossare, Peruzzi sulla testa di Montella. È stata un'azione fatta da Cafu, il cross non è andato molto bene, alto facile per l'uscita del portiere. Sul rinvio il pallone è stato prolungato da Corradi verso Lopez, duello argentino tra Claudio Lopez e Walter Samuel, la palla è sfilata a fondo campo. È una partita che sta andando a fiammate, non c'è una squadra che si è impossessata della metà campo, è un'azione da una parte e una dall'altra, comunque ci sono i presupposti per vedere i gol perché gli attaccanti sono molto pericolosi in questo inizio. Rinvio di Antonioli, colpo di testa di Candelà, interviene Couto, sul suo rilancio non riesce a controllare Gianni Chedda, parte Emerson, break di Mihajlovic, Corradi, palla all'indietro ma può partire Montella, c'è stato fallo però su Corradi, protestano Zebinà e Lima, eccolo qua l'intervento di Zebinà su Corradi. Mi è sembrato abbastanza corretto però l'intervento. Sta per battere Sinisa Mihajlovic, siamo proprio a metà del primo tempo. Couto, Fiore e Corradi per la combinazione sulla fascia destra, ancora Fiore tiene il pallone in campo e poi sfrutta la deviazione di Candelà per andare alla rimessa laterale. Eccolo qua l'ultimo tocco del francese con le mani di Fiore, poi Lopez che butta dentro Antonioli, schiaccia il pallone a terra, è rimasto travolto Antonioli, carica sul portiere da parte di Corradi, la stiamo rivedendo. Sì. E calcio di punizione in favore della Roma. Com'è l'intesa Corradi-Lopez, Bruno? Beh, hanno giocato poco assieme, però diciamo che Corradi fa punto di riferimento centrale, la Boe e Lopez gli sbaglia intorno da destra a sinistra. Lopez mi sembra che sia una giornata positiva, ha voglia di giocare da profondità, è un giocatore importante per questa Lazio. 23 minuti, Abel si è visto poco, Totti finora, colpa delle condizioni fisiche non perfette? Può darsi che sia per quello, logicamente lui è fondamentale, all'inizio ha preso due palle, ha generato subito due occasioni di gol per la Roma, adesso non la sta prendendo da un po' di tempo, è lui che deve prendere per mano la squadra per diventare più pericoloso. Montella, seguito da Stankovic, temporeggia Montella, cambia gioco verso Candelà, Totti, se ne va Totti, sfuggendo a Gianni Chedda che protesta, ancora Totti dentro per Del Vecchio, Del Vecchio prova a mettere dentro, deviazione di Stam in calcio d'angolo. È quello che dicevamo, quando la prende lui la Roma trova la profondità, trova l'azione da gol, Del Vecchio è stato molto altruista, ha cercato di crossare quando secondo me doveva calciare in porta, da quella posizione poteva far gol soprattutto perché è rimasta per il piede suo. Abbiamo rivisto la parte finale dell'azione, seguiamo il terzo calcio d'angolo in favore della Roma, batte Candelà, palla che sfila a fondo campo, torniamo da Angelo Mangiante. Sì, a proposito di quello che stavate dicendo, con Totti che occupa la posizione dietro le due punte, Emerson deve curare di più la fase difensiva perché in alcune occasioni anche lui è stato tentato ad andare ad alimentare l'azione offensiva, ma Capello stasera vuole Emerson, ecco, nel ruolo che Balbo lo sa bene perché in Sud America è una posizione fondamentale, ovvero il ruolo di volante
che è il ruolo occupato dal giocatore che da dietro fa girare la squadra. Qui rivediamo l'intervento di Cafu su Corradi. Dalla precedente immagine della nostra regia si è visto come Del Vecchio fosse in posizione regolare al momento del passaggio di Totti, mentre qui c'è fuori gioco di Cesar al momento del lancio, e quindi calcio di punizione in favore della Roma. Mancano 20 minuti alla fine del primo tempo. C'era questo fuorigioco? È un po' dubbio, veramente non si vede molto bene. Ecco, qui sì. Vediamo. Qui sembra di no. No, da questa immagine no, assolutamente Cesar. No. C'è un difensore centrale della Roma da primo gioco. Intanto Totti ha fatto partire Montella che va giù. Contatto con Favalli. Calcio di punizione in favore della Roma. Eccolo qua il contatto tra Favalli e Montella. Calcio di punizione in favore della Roma. Ha rischiato il giallo Favalli, perché anche se non era ultimo uomo, però comunque se n'era andato. Potrebbe essere un'azione pericolosa. Calcio di punizione, dovrebbe battere Candelà. In area anche Samuel insieme a Totti, Del Vecchio, sta arrivando anche Panucci. Tutto pronto per il calcio di punizione affidato al destro di Vincent Candelà. Palla che sfugge sia a Stam che a Samuel. Pure l'Argentina non la tiene in campo. La rimessa laziale. Un calcetto di Samuel per guadagnare qualche secondo. Sì, un calcetto. Un bel duello Samuel e Stam. Rimessa laterale che l'olandese effettua all'indietro verso Peruzzi, attaccato da Totti. Rinvio di Angelo Peruzzi. Totti è riuscito a costringere all'errore Peruzzi, a costringerlo a farsi regalare una rimessa laterale. Sì, ha pressato e ha costretto a sbagliare il portiere. La luce della Roma si vede lui. Quando prende la palla cambia completamente la squadra. Stankovic, e Totti si voleva portare via Stankovic. Calcio di punizione. Una presa, no, credo ci sia stata una gomitata, credo ci sia stata una gomitata nel proteggere la palla. Speriamo di rivederlo il più presto il nostro regista Angelo Carosi. Qui vediamo l'abbraccio. Ma no, non c'è gomitata. Gomitata però, no, però c'è un abbraccio eccessivo, un abbraccio forte. Allora richiamo per Francesco Totti. C'è un piccolo buffetto con la mano sinistra da parte di Totti, eccola. Calcio di punizione in favore della Lazio, richiamo per Francesco Totti. Adesso si abbracciano veramente, ma Stankovic non è sicuro di accettare le scuse di Totti. Paparesta continua a controllarli. Un momento di tensione tra Stankovic e Totti, era andato quasi a scusarsi, ma Stankovic non ha voluto starlo a sentire. Cesar che va a cross e Candelà che accompagna in angolo. Alle sue spalle c'era in agguato Fiore. Momento di pericolo. C'è l'arbitro che ha richiamato sia Totti, ecco, che Stankovic anche in questo momento. Stankovic non accetta le scuse di Totti. Intanto è in arrivo il calcio d'angolo numero 5 dalla posizione che Mihajlovic predilige, quella alla sinistra di Antonioli. Continua il duello verbale, ci auguriamo che finisca qui, tra Stankovic e Totti. Calcio d'angolo numero 5 in favore della Lazio. È stato un intervento molto strano quello, sì, di Totti, che si è proprio aggrappato al collo di Stankovic. È un momento davvero inusuale, e poi Stankovic ha faticato a mandarla giù. Calcio d'angolo affidato ancora a Siniša Mihajlović. Tutto pronto, parte Mihajlović, tentativo di rovesciata, poi Del Vecchio, e l'anticipo di Totti, è stato Totti a rinviare. Favalli che ributta il pallone nella mischia. Poi Zebina che allontana il pallone in fallo laterale. Rimessa della Lazio, è già pronto Cesar. Favalli che va al cross, allontana Panucci. Saltano Totti, duello con Couto, riesce Totti a servire Lima. Poi Gianni Chedda di testa per rilanciare l'azione laziale, fermata da Zebina. Emerson d'esterno per aprire il fianco sinistro all'avanzata di Candelà. Adesso Del Vecchio. Ora Del Vecchio se ne va, sfugge a Stam, lo ferma Fiore. C'è fallo, dice Paparesta, punizione della Roma. Fiore non è d'accordo. Vediamo, sembrava che il fallo Ha chiuso l'avanzata di Del Vecchio verso l'area di rigore. Stava stringendo Del Vecchio che aveva saltato Stam. Ecco l'intervento di Fiore.
punizione, ha detto Paparesta. Siamo proprio alla mezz'ora del primo tempo, sempre 0-0. Comunque Massimo, tutte e due le squadre sfruttano la fascia sinistra, sia la Lazio che la Roma giocano molto sulla sinistra. Ancora abbracciati, stavolta nell'area laziale, Totti e Stankovic. Tutto pronto per la battuta di Vincent Candelà, parte lo schiovente, prova del Vecchio sul primo palo, la palla è sul fondo ma c'è calcio d'angolo perché deve essere stato Corradi a toccare per ultimo. Eccola la spiegazione tra Stankovic e Totti, rivediamo il salto di Corradi che finora è uno dei più bravi nella sua area di rigore. Emerson ha battuto, Candelà era il calcio d'angolo numero 4 per la Roma, si è disimpegnata bene la Lazio. Poi errore di Cesar, Emerson, Lima che cambia tutto nella zona di Capu, va a chiudere Favalli, sta arrivando Samuel, corto per Totti che alza il pallone in mezzo all'area, fuori gioco, bandierina alzata dell'assistente Ivaldi e calcio di punizione per la Lazio. Rivediamo Del Vecchio in fuorigioco. Sì, Del Vecchio sul passaggio di Totti, leggermente oltre la linea. Ancora 14 minuti prima dell'intervallo, Stam ha toccato il pallone per Couto che chiede l'aiuto di Peruzzi. Gara che si mantiene sul filo dell'equilibrio in questi primi 31 minuti. Favalli. Stankovic, ancora Favalli, in avanti per Cesar. Buona l'iniziativa per Stankovic, servito di prima, Claudio Lopez prova a girare per Cesar che era rimasto sull'esterno, questa poteva essere una buona occasione. Sì, lì ci poteva girare tranquillamente Lopez e anche poteva tentare il tiro perché i difensori della Roma avevano rinculato e avevano lasciato quei 4-5 metri per andare al tiro. Ecco, qui la rivediamo. Poteva andarsene anche Lopez, sì. Ha provato ad aprire su Cesar, rimessa dal fondo che sta per battere Antonioli. Salta Lima in anticipo Mihajlovic, la palla arriva a Totti. Totti fermato e c'è fallo di Gianni Chedda. Punizione per la Roma, eccolo qua l'intervento di Gianni Chedda, stavolta è suo l'abbraccio a Francesco Totti. Calcio di punizione per la Roma. È molto forte a coprire la palla a Totti, una volta che è riuscito a mettere il corpo avanti non se la leva più, deve far fallo. Punizione. Si allontana Emerson, sul pallone c'è Francesco Totti, in area Del Vecchio e Montella. 3 uomini in barriera, è tutto pronto, il destro di Totti termina sul fondo, tirato in porta. Tirato in porta, era molto lontano, secondo me ha sbagliato, doveva cercare un'altra soluzione. Fare un gol da lì a un portiere come Peruzzi è molto difficile. La rimessa dal fondo di Angelo Peruzzi mentre stiamo rivedendo la partenza di Montella che aspettava il suggerimento in area di rigore, ha calciato in porta Francesco Totti, primo tiro in porta del capitano romanista dopo 32 minuti di gioco. Intanto anticipo falloso di Zebinà su Corradi, calcio di punizione in favore della Lazio. Sta governando bene il nervosismo di Lazio-Roma Paparesta, aiutato dal fatto che sia una gara comunque abbastanza corretta. Sì, però c'è sempre una tensione in agguato, io credo che l'arbitro fino a questo momento non ha sbagliato nulla e ha la gara in pugno. Il cross è di Favalli, lungo per Fiore che però riesce a fermare il pallone, glielo ha tolto Candelà, poi la palla va fuori e c'è rimessa dal fondo, reclamava Stefano Fiore neanche più di tanto. La rimessa è di Antonioli, mancano 11 minuti alla fine del primo tempo all'Olimpico, 0-0, ecco la disposizione tattica, finora molto attenta, molto prudente da entrambe le squadre, ma questo non ha impedito di vedere momenti di buon calcio e anche qualche occasione. Partito Totti, prova a giocare di prima per Montella, anticipo di Mihajlovic, poi Couto, stavolta l'anticipo è di Cafu su Cesar e la riapertura è ancora verso Francesco Totti, fronteggiato da Cesar. Cafu prova ad andarsene, guadagna la punizione, fallo di Favalli. Qui rivediamo l'attacco di Totti fermato da Cesar, battuto il calcio di punizione, Panucci, Emerson, è stato attaccato anche da Corradi oltre che da Gianni Chedda. Panucci ha cambiato gioco verso Zebinà e poi sbaglia regalando il pallone alla Lazio per la rimessa laterale. Applaude comunque Panucci, come a dire non è successo nulla.
e Stefano Fiore lascia il pallone per la rimessa a Stam. Corradi, colpo di tacco per liberare Fiore, va a chiudere Del Vecchio, si libera Fiore, prova il cross, salvataggio rischioso di Emerson, poi Lima, arriva Stam, calcio da fuori, il gioco era fermo, sì, il gioco era fermo per l'intervento di Corradi, stiamo Corradi rivedendo il fallo su Lima. È andato al tiro Stam, sono tra i più attivi Marco Del Vecchio e Bernardo Corradi nella propria area di rigore, aiutano molto tutti e due. Sì, giocano molto per la squadra, Del Vecchio un po' più di Corradi perché lui fa anche il centrocampista, quindi logicamente la Lazio attacca poco sulla destra, però quando attacca con Fiore che c'ha molta qualità crea anche delle occasioni importanti. È da ripetere questo calcio di punizione, segnalazione dell'assistente Stevanato. Palla in movimento, forse adesso Antonioli che va alla battuta di nuovo. Salta Mihailovic, poi Samuel, Emerson, fischia ancora Paparesta, punizione per la Lazio. E andiamo da Angelo Mangiante. E si sbraccia, arrabbiato Capello perché vuole una maggiore predisposizione alla fase offensiva. Adesso sta spingendo di più la Lazio, non vuole lasciare l'iniziativa. La Lazio in particolare vuole che Candela e Panucci si sovrappongano di più a sinistra, ma è soprattutto l'atteggiamento più aggressivo dei suoi giocatori che Capello vuole vedere. Favalli e Cesar fermati in fallo laterale, la rimessa di Favalli per Claudio Lopez, gira ancora il pallone l'argentino, il cross è di Favalli, salta Fiore e poi il pallone è stato messo fuori, ma Claudio Lopez è in agguato, lo ha fermato Lima. Poteva essere questa una buona occasione per la Lazio, la difesa della Roma ha allontanato, adesso rovesciata spettacolare di Cafu, ma ha regalato il pallone a Fernando Couto. Intervento acrobatico di Cafu, intanto Peruzzi fa viaggiare il pallone verso Stam, poco all'indietro ancora Peruzzi si avventura fuori dall'area per fermare lo slancio di Totti e c'è il fallo di Samuel su Corradi, Corradi secondo in un minuto. Corradi è bravo a proteggere il pallone, a prendere queste punizioni perché è bravo a venire incontro per la spizzata. Un'altra cosa, la Lazio è dalla parte sinistra sua con Cesar, può fare veramente danni alla difesa della Roma perché ci sono queste continue sovrapposizioni e anche nell'uno contro uno sono molto bravi sia Cesar che lo stesso Claudio Lopez. In avanti Stam, adesso Favalli, Claudio Lopez, si sta liberando intanto Cesar, Claudio Lopez consegna il pallone a Lima, riparte Montella, intervento di Mihailovic in anticipo, può ripartire la Lazio ancora con Fiore. Corradi, si gira Corradi, ottima l'idea, si era infilato nel corridoio Claudio Lopez, lo ha anticipato Samuel, riparte la Roma con Lima, anticipo di Gianni Chetta su Totti, poi arriva Emerson, ancora Emerson che riesce a girare verso Candelà, si ferma Candelà, Totti, ancora Emerson, Candelà, ancora Candelà, ancora Emerson, attaccato da Corradi, si prosegue per il vantaggio Del Vecchio, anticipato dalla scivolata di Mihailovic, è ripartito Lopez, fischia Paparesta, punizione per la Roma. Eccolo qua l'intervento su Emerson di Stankovic, no, punizione per la Lazio, sì. E c'è il giallo, c'è per Emerson, punizione. Primo giallo della serata, destinatario Emerson. La Lazio deve tenere i ritmi pestone, alti. Pestone sì, di Emerson. Sì, la munizione c'è tutta, credo. Dicevo che la Lazio deve tenere i ritmi alti perché appena si abbassano i ritmi e la Roma riesce a prendere palla con Emerson e soprattutto con Totti diventa molto pericolosa. Primo giallo della serata, il nome di Emerson nella lista dei cattivi dell'arbitro Paparesta, non era diffidato Emerson, l'unico diffidato di questa partita è Cassano che però siede in panchina. È stato fermato intanto Cafu. Si riprenderà con un calcio di punizione, protesta Emerson, punizione per la Lazio quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. E qui Cafu dice a Paparesta che ha visto bene, un fallo di mano di Cafu nel momento in cui si portava avanti il pallone, no, la palla era uscita, quindi rimessa laterale effettuata da Favalli. Salta Corradi ed era partito Lopez sul rinvio, di nuovo la Lazio in attacco con Cesar, Claudio Lopez. Palla buona per Fiore, palla di Fiore, palla di Fiore, la Lazio vicinissima al vantaggio, al 40° del primo tempo, l'avevi detto Bruno, azione in velocità, palo di Stefano Fiore. Avevo detto anche Fiore poteva essere l'uomo partita, purtroppo ancora
Seguiamo vediamo l'azione, Claudio Lopez prova a mettere dentro, Antonioli scavalcato, palla che finisce sulla parte alta della rete, sulla parte esterna. Bellissimo questo tiro, incrociato bene con il sinistro, bellissimo il palo, bellissima l'azione, fortunato in questo frangente la Roma, sfortunata la Lazio. È la palla gol più importante di questo primo tempo, l'ha costruita la Lazio mandando il pallone con Stefano Fiore a schiantarsi sul palo sinistro della porta di Antonioli, palo secco centrale colpito proprio in pieno con il pallone che torna indietro e la Lazio così ha sfiorato il gol del vantaggio e sullo slancio di questa azione sta continuando ad attaccare con Cesar, messo giù da Zebina, poi Totti che parte, momento di confusione, c'era fallo su Cesar evidentemente, eccolo qua l'intervento di Zebina che entra su Cesar, questo è un fallo che potrebbe anche meritare il giallo. Ah, eccolo qua intanto il palo di Fiore, è rimasto a terra Cesar ed ecco il gesto di disperazione di Diego Pablo Simeone che già pregustava il gol. L'ha calciata benissimo Fiore, ha tenuto palla bassa proprio nell'angolino. Battuta la punizione da Mihajlovic, il cross è di Favalli, lo ferma col petto Emerson. Del Vecchio, sovrapposizione di Candelà, subito premiato da Del Vecchio, Candelà è atteso da Stam, ancora Candelà attaccato da Stam, si libera del pallone, Montella, Lima, gira su Cafu, fronteggiato da Cesar, ancora Lima attaccato da Claudio Lopez, un gioco di prestigio del brasiliano, poi Totti, se ne va Cafu, lascia strada all'avanzata di Lima che prova ad andare al cross ma non guadagna il calcio d'angolo. Sì, è stato bravo Favalli, fin scivolata a rinviare, ha preso su la gamba sinistra di Lima, ha visto bene l'arbitro anche in questa circostanza. Andiamo da Angelo Mangiante. Sì, è sulle spine Capello perché i consueti equilibri che la Roma può permettersi quando gioca con il centrocampo a 5 mancano soprattutto in fase di contenimento quando con la linea del centrocampo a 4 anche due esterni rimangono schiacciati e lo stesso Cafu infatti non ha mai spinto. Poi un ultimo aspetto, la posizione di Totti perché Capello vuole che anche lui possa sdoppiarsi nel ruolo di centrocampista aggiunto quando è la Lazio a spingere e poi riproporsi nella posizione più avanzata quando è la Roma a ripartire. Fallo di Corradi su Panucci è il motivo di questo calcio di punizione, 3 minuti più recupero all'intervallo del derby di Roma, 0-0, Fiore ha colpito il palo 2 minuti fa, lancio di Panucci, Del Vecchio che sposta il pallone, palleggio di Montella, attaccato da Couto, poi Totti dentro per Montella, Mihajlovic scorta il pallone tra le braccia di Peruzzi. In questo momento la Roma in fase offensiva sta trovando delle difficoltà, non riesce ad andare sulle fasce come lo faceva all'inizio e poi Totti in questo momento sta entrando poco in gioco, lui deve prendere di più la palla perché è il giocatore che fa il pericolo. Calcio di punizione battuto per il fallo a metà campo di Gianni Chedda, va giù ma non c'è fallo stavolta Vincenzo Montella, riparte la Lazio, chiede Emerson che il pallone venga mandato fuori da Gianni Chedda, accontentato, Montella è a terra. Accontentato io su questa farei una battaglia perché non è possibile che ogni qualvolta uno rimane per terra, no adesso perché Roma o Lazio, che si debba buttare la palla fuori. Tu qui non l'avresti buttata fuori? No, assolutamente no, perché è un'azione pericolosa. Montella non è che avevamo visto tutti che non era un fallo che poteva costare un qualcosa di grave a Montella, era un semplice fallo, difatti dopo 10 secondi si è rialzato. Abel, sì, la zona del campo non era importante dove il palo era stato, dove Montella era stato colpito, però. Sì, buona parte del pubblico ha disapprovato e comunque la Lazio sportivissima ha mandato il pallone fuori, adesso attacca con Lopez che guadagna la rimessa laterale sul tocco di Zebina, rimessa già effettuata con palla che viene giocata all'interno dell'area di rigore da Cesar e termina sul fondo la rimessa da parte di Antonioli. Stiamo entrando nell'ultimo minuto del primo tempo, 0-0 all'Olimpico tra Lazio e Roma, rimessa dal fondo per la Roma con Antonioli. La regia di Angelo Carosi ci ha riproposto qualche istante fa il palo colpito da Fiore su una bellissima azione in verticale della squadra di Roberto Mancini. Salta Lopez, anticipo di Zebina, Cafu, Totti, controlla Cesar, buono il controllo del brasiliano, poi Favalli, ancora Favalli, arriva Lopez, duello con Emerson, ci sarà 1 minuto di recupero, di nuovo Lopez che difende benissimo il pallone, trasformato l'argentino, poi sbaglia regalando il pallone a Del Vecchio, voleva servire Stam, è partito Del Vecchio,
contatto con Stam, è in arrivo il giallo per Stam, è in arrivo il primo giallo per i giocatori della Lazio, destinatario Stam. Sì, credo ci sia tutto, sì, il fallo c'era, allora il cartellino giallo va bene perché andava via dell'altro. Allora, due nomi nella lista dei cattivi di Paparesta, il primo è quello di Emerson, il secondo è quello di Stam, di cui rivediamo comunque, la presa comunque, sulla maglia di Del Vecchio. Il cartellino giallo di Stam è De Lopez, perché ha fatto una cosa che non doveva fare. Aveva fatto una grande cosa e poi si è rimangiato tutto con un passaggio in orizzontale. C'è qualche problema intanto al polso per Emerson, al polso destro del brasiliano, sta per battere la punizione Candelà, siamo entrati nel minuto di recupero, due uomini in barriera, batte Candelà, prova Totti a inserirsi sulla traiettoria, Totti dimenticato dalla difesa laziale. Incredibile come è stato lasciato da solo Totti, sì, la palla era più lenta, poteva agganciare la palla e segnare tranquillamente, è stata una frustrazione molto... Ha ragione Abbe, è una situazione assurda, un calcio piazzato dove ognuno dovrebbe avere il suo punto di riferimento poi. Grande opportunità per Francesco Totti sulla punizione di Candelà, calciata forse leggermente troppo potente. Candelà ha calciato in porta, sì, perché non l'ho visto Totti, ma io non riesco a capire come un giocatore così importante può essere lasciato da solo. La risposta della Roma con Cafu, che non è riuscito a tenere il pallone in campo, e ormai ci avviamo allo scadere del recupero sul punteggio di 0-0. Cesar, rinvio di Favalli a cercare Lopez e arriva il fischio finale di Paparesta, finisce 0-0, un derby avvincente, emozionante, senza tantissime occasioni, ma sul filo dell'equilibrio, una battuta a testa dai miei compagni di viaggio su questo primo tempo. Penso che sia stato un primo tempo bellissimo perché tutte le due squadre hanno pensato ad attaccare, a cercare di vincere la partita, e poi è stata giocata molto correttamente da parte di tutti i giocatori. Come Simeone, anche Bruno Giordano aveva pregustato il gol su questo tiro di Fiore. Sì, beh, è stata l'azione più limpida di questi primi 45 minuti, diciamo che le due squadre cercano di superarsi, per cui questo è garanzia di spettacolo, mi sembra una squadra, una partita molto viva, credo che chi farà gol vincerà questo derby. Siamo con gli stessi uomini del primo tempo, la Lazio va a portarsi alla destra della tribuna centrale, la Roma alla vostra sinistra, confermato che non ci sono sostituzioni, ne approfittiamo quindi per ripassare velocemente le formazioni, per la Lazio in porta Peruzzi, in difesa Stam, Fernando Couto, Mihajlovic e Favalli, a centrocampo Fiore, Stankovic, Gianni Chedda e Cesar, in attacco Corradi e Lopez, per la Roma Antonioli tra i pali, Zebina, Samuele Panucci in difesa, Cafu, Lima, Emerson, Candelà e Del Vecchio a centrocampo, Totti e Montella di punta. Sulle panchine, lo ricordiamo ancora perché sarà importante vedere anche quanti e quali saranno gli avvicendamenti da una parte e dall'altra. Per la Lazio Marcheggiani, Negro, Simeone, Liverani, Simone Inzaghi, Chiesa e Castroman. E per la Roma Pelizzoli, Aldair, Sartor, Guardiola, Batistuta, Tommasi e Cassano. Si parte per il secondo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Roma, un risultato tra l'altro che manca da parecchio tempo, l'ultimo 0-0 risale all'8 dicembre 1996, quasi 6 anni. Subito un lancio per Montella troppo lungo, ferma senza problemi Angelo Peruzzi. Ci hanno trattato bene negli ultimi anni Roma e Lazio per quanto riguarda i gol. Lancio in avanti, intervento di Zebina per anticipare Bernardo Corradi, la rimessa è laziale, rivediamo. Credo ci sia anche la punizione fischiata a favore, sì, della Lazio. La sta per battere Favalli. Poi ha lasciato il pallone, Favalli si avvicina a Sinisa Mihajlovic. In area va anche Stankovic, palla dentro, allontana Zebina, poi Del Vecchio, in opposizione c'era Gianni Chedda, il pallone resta lì, lo controlla Lima, è partito velocissimo Lima, ottimo recupero di Claudio Lopez, fallo dell'argentino dice Paparesta, prima punizione di questo secondo tempo. Sì, non mi sembrava ci fosse il fallo, comunque anche in questa circostanza Lopez ha dimostrato che ha veramente voglia di correre questa sera. Totti in mezzo a due avversari, uno era Favalli, l'altro Stankovic, gli portano via il pallone, può partire Favalli servito da Lopez, poi va giù ma non c'è fallo, Corradi, Stankovic ha fatto proseguire ancora Favalli, Lopez, è andato Cesar sulla fascia sinistra, rimane in posizione d'attesa Favalli servito da Lopez, poi Fiore,
è andato giù Corradi, non c'è fallo di Panucci, controlla senza problemi Antonioli, si prepara al rinvio il portiere romanista, 2 minuti nel secondo tempo all'Olimpico e siamo 0-0 tra Lazio e Roma. Di testa Couto per anticipare Montella, poi Gianni Chedda, arriva Emerson, arriva anche Fiore, Stam evita il fallo laterale e Fiore gioca il pallone all'indietro su Peruzzi, disturbato da Montella. Sul rinvio dell'ex portiere romanista, ancora Fiore, la palla è uscita, dice l'assistente Ivaldi, rimessa per la Roma, Totti di testa verso Del Vecchio, Stam lascia terminare il pallone sul fondo. Vediamo come Corradi cerca sempre di farsi fallo quando è sui tre quarti di campo della Roma, perché loro puntano molto sulle punizioni di Mihajlovic. Si sta riscaldando Gabriel Batistuta, andiamo da Stefano De Grandis. E assieme a Gabriel Batistuta si sta riscaldando anche un altro ex viola, Enrico Chiesa. Avete detto che poteva essere uno dei protagonisti della partita e Mancini lo ha chiamato subito a riscaldarsi. Sta ancora fermo Simone Inzaghi invece, che era stato uno di quelli, diciamo così, presentati come possibili titolari. Sono due delle carte segrete, ma non troppo. Gabriel Batistuta ed Enrico Chiesa, tornato 385 giorni dopo il grave infortunio, a segnare domenica scorsa qui all'Olimpico, doppietta contro il Perugia. Attenzione all'attacco di Francesco Totti, ha fermato il pallone Fernando Couto, può ripartire la Lazio con questo lancio di Fiore. Corradi voleva correggere per Lopez ma non è riuscito a controllare, ha regalato il pallone a Candelà. Adesso Totti, evitato Couto, ancora Totti, Del Vecchio dentro per Montella, ottimo l'anticipo da parte di Favalli, poteva essere un'azione molto pericolosa. Ne rivediamo la parte finale, ottimo Favalli qui. È stato bravissimo Del Vecchio a mettere il raso terra e molto bravo anche Favalli a chiudere bene. Totti fronteggiato da Gianni Chedda, ha chiesto l'aiuto di Candelà, cerca di andarsene e guadagna la rimessa laterale. Ancora Totti, palla che rimane lì, è riuscito Totti a giocarla verso Candelà, adesso Emerson, prova Emerson, ha respinto Couto, di nuovo rimpallo favorevole a Totti, non l'ha capito Candelà, che prova a riconquistare il pallone, il duello è con Corradi, ha lanciato il pallone fuori, andiamo da Stefano De Grandis ancora. Sì, perché i pericoli della Roma continuano ad arrivare sulla sinistra come nell'azione precedente di Totti. Allora subito dopo il pericolo Mancini si è girato verso Castromann e gli ha chiesto di scaldarsi evidentemente per tamponare da quella parte. Calcio di punizione, qui stiamo rivedendo il motivo, e cioè il fallo di Candelà su Corradi. Sì, Corradi addirittura sulla linea dei difensori, viene, aiuta molto la squadra, però così non dà profondità alla squadra e prende metri e guadagnano metri i giocatori della Roma in questa situazione. Ancora un fallo fischiato in favore della Lazio, Del Vecchio su Gianni Chedda, punizione in favore della squadra di Roberto Mancini. Sono passati i primi 5 minuti del secondo tempo, ha battuto Couto verso Favalli, Cesar Stankovic, via libera per Favalli, va a chiudere Cafu, cross di Favalli, Panucci, Zeminar, gol! Per Antonioli ha segnato Stefano Fiore al sesto minuto del secondo tempo, la corsa sfrenata di Stefano Fiore che realizza il suo primo gol in questo campionato ed è davvero importantissimo. Gol di Fiore! E che gol, non spettacolare ma importantissimo. Sono stato anche fortunato, ma inizio partita avevo detto che l'uomo derby poteva essere Fiore. Il cross di Favalli, qui Panucci e Zebinar, sì, mette in gioco Fiore. Sì, una palla che sta andando fuori, Zebinar l'ha rimessa centro area, la poteva benissimo far andare in calcio d'angolo e rimettendola centro area ha permesso a Fiore di fare gol. Prima Panucci rinvia in modo sporco, poi Zebinar mette il pallone all'indietro, Stefano Fiore ha segnato un gol distinto. Eh sì, da opportunista, la Balbo. Lo meritava più di ogni altro Stefano Fiore, che aveva colpito il palo nel primo tempo e che l'anno scorso, diciamo la verità, ha passato un periodo difficile, beccato anche ingiustamente dalla tifoseria laziale. Non è stata una stagione felicissima. Beh, c'è da dire che l'anno scorso effettivamente non ha reso per quello che tutti quanti si aspettavano. Quest'anno è iniziata alla grande e lo sta confermando anche in questa partita.
Vantaggio della Lazio con Stefano Fiore al sesto minuto del secondo tempo. Proprio Fiore aveva colpito il palo in chiusura di primo tempo e adesso sta attaccando la Roma con Emerson, Montella, Lima. Ancora Lima, Totti, messo giù da Corradi, c'è calcio di punizione, fallo di Corradi su Totti, stiamo rivedendo l'intervento di Bernardo Corradi. Penso che è stato bravo Totti a cercarsi il fallo questa volta, è stato molto bravo a coprire il pallone, come abbiamo detto oggi nel primo tempo, è una posizione pericolosa perché lui calcia molto bene da lì. Nella stessa porta dell'autogol di Paolo Negro, che decise in questo modo il derby qualche anno fa, la carambola che prima con Panucci e poi con Zebinà, due tocchi consecutivi di giocatori romanisti, sì. E poi è entrato Stefano Fiore per il gol dell'1-0 che vede adesso in vantaggio la Lazio. Sul pallone Montella, Totti e Candelà. Tutto pronto, si allontana Montella, il destro di Totti è stato deviato, sarà calcio d'angolo. Il primo corner della ripresa, il quinto in favore della Roma, va a battere Candelà. In avanti anche Panucci insieme a Samuel, i due centrali difensivi. Parte lo spiovente, salta Totti, tentativo di girata a centro area di Vincenzo Montella, palla sul fondo. È stata un'azione un po' confusa, Montella è riuscito a prendere la palla, ma era molto difficile calciare bene lì, ha fatto il massimo. Tocco di Totti. Era buona la spizzata di Totti, e chiaramente Montella era andato oltre la linea del pallone, era molto difficile poi poter fare il gol. Andiamo da Angelo Mangiante. Sì, perché ha cercato di non arrabbiarsi dopo il gol, Capello non è esploso di rabbia come fa di solito quando la Roma prende un gol, però si è girato verso Tempestilli e ha detto certo che rilancio Zebinà, quindi delusione composta più che rabbia. Tocco all'indietro da brividi di Panucci per Antonioli, si stava avventando sul pallone Claudio Lopez, qual è stata invece la reazione sulla panchina di Mancini? Lo chiedo a Stefano De Grandis. Ovvio che ci sia grande soddisfazione, ma adesso è già tornata velocemente la tensione perché il derby va vissuto fino alla fine ovviamente. Apertura di Corradi, troppo lunga e imprecisa, controlla il pallone Candelà, Emerson, una vera e propria piedigrotta, hanno mandato in scena i tifosi della Lazio, fuochi d'artificio dopo il gol di Stefano Fiore alla sua prima realizzazione, tra l'altro è il settimo giocatore della Lazio a bersaglio in questo campionato, dopo i due gol di Chiesa e Simeone a testa e la rete ciascuno firmata da Cesar, Corradi, Lopez e Simone Inzaghi. Stefano Fiore diventa il settimo giocatore della squadra di Mancini a realizzare una rete in questo campionato di Serie A. Seguiamo Emerson, Candelà, movimento di Montella, lanciato proprio Montella in posizione di ala sinistra, va a chiudere Mihajlovic, la palla è sul fondo, rimessa per la Lazio. Nella Roma mi sembra un po' in difficoltà, ha accusato il colpo e credo, ecco qui rivediamo il gol in questa rimessa. Stefano Fiore si è trovato un regalo che non si aspettava. Sì, sicuramente no, se lo sperava ma non se lo aspettava. E è stato molto pronto perché in casi del genere con questo doppio rimpallo ci voleva la prontezza di riflessi di Stefano Fiore per infilare il pallone alle spalle di Antonioli. Adesso Emerson lo soffia Stankovic, prova ad andarsene e guadagna un calcio di punizione Zebinà, l'intervento è stato di Favalli, sta per battere Samuel, poi arriva Zebinà e tocca corto per Panucci. Sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo, attacca Candelà, malinteso con Del Vecchio, può ripartire la Lazio con Stam, il lancio è per Lopez, Claudio Lopez non ce l'ha fatta a controllare sul ritorno di Panucci. Adesso Emerson, il lancio è lungo, Candelà riesce a raggiungere il pallone fronteggiato da Stam, parte il cross deviato da Stam, corner per la Roma. La Roma un po' confusa in questo momento, però cerca di attaccare in tutti i modi, soprattutto continua a farlo molto spesso sulla sinistra. Sta per battere Candelà, calcio d'angolo numero 6 per la Roma, parte lo spiovente, colpo di testa, parata di Peruzzi sul colpo di testa di Cristian Panucci che ha sfiorato il pareggio. Grande opportunità per la Roma con Panucci, eccolo qua il colpo di testa. Credo che sia stato Montella poi a toccare la palla. È stato Montella. Sì, Montella, sì, credo col ginocchio. Adesso è partita la Roma con Emerson, dentro per Montella, Montella solo, ora Panucci, Del Vecchio! Del Vecchio! 1-1 e sono 9 i
stata un'azione molto veloce, Montella ha lasciato completamente solo, è stato bravo Peruzzi a coprire il primo tiro da Montella, poi Del Vecchio si è trovato in una posizione difficile da sbagliare, molto motivato come si trova lui in queste situazioni, in queste partite, è riuscito a segnare. È tornato l'uomo derby, Abel aveva un appuntamento col destino e con il record. Evidentemente che quando vede la Lazio di fronte si trasforma, perché rientrare dopo praticamente 5 mesi e fare un gol così importante. Eccola qua la capacità di Emerson, il lancio a raso terra, Montella in posizione regolare, calcia distinto, ribatte Peruzzi, ma c'è Del Vecchio nella porta in cui ha segnato gli ultimi gol nel derby. Eccolo qua il sinistro di Marco Del Vecchio, nono centro nei derby, eguagliato il record di Dino Da Costa. Comunque incredibile come è entrato solo Montella, una palla con la difesa della Lazio praticamente schierata. 1-1, abbiamo visto due gol nello spazio di 6 minuti, non l'abbiamo ricordato ma è ovvio, per Del Vecchio primo gol in questo campionato, finora non aveva mai giocato in questo torneo di Serie A, aveva giocato 19 minuti contro il Real Madrid. Eccolo qua, si prepara intanto il primo cambio da parte della Roma, ma seguiamo questo rinvio, colpo di testa di Prouta, partito Stam, palla flottone, si avventa Montella, rinvio di Peruzzi, il gioco era fermo. È quello che non aveva rischiato la Lazio in 50 e passa minuti, l'ha rischiato subito dopo il gol, in due situazioni, prima con il colpo di testa di Panucci e deviazione di Montella e poi questo gol di Del Vecchio, dove giustamente Abele faceva notare i due centrali della Lazio, Gaudo e Mihajlovic, non hanno visto assolutamente che Montella era vicino a loro, si sono preoccupati più del pallone invece che dell'uomo. È rimasto a terra Zebina, ferma il gioco, Papa Resta, andiamo a sentire Angelo Mangiante. Non ha neppure esultato Capello, il primo pensiero dopo il gol è stato quello di adesso cercare di mettere in campo anche forze fresche, perché lui che tenta tutti i particolari sa che la Roma ha giocato in settimana, quindi ha chiamato Batistuta che dovrebbe scendere in campo tra pochissimo e probabilmente tra poco sarà il momento anche di Tommasi. Grandi mosse, dunque grandi novità, c'è stato anche un dialogo tra Roberto Mancini e Beppe Favalli. Mentre si è rialzato Zebina, pronto a tornare sul campo, e Paparesta va a scodellare il pallone che Totti restituisce alla Lazio con questo lungo rilancio verso Peruzzi. Qui vediamo la gioia di Marco Del Vecchio abbracciato da Batistuta, è tornato a colpire l'uomo derby Marco Del Vecchio, 6 minuti dopo il gol di Stefano Fiore. Adesso attacca Lopez, duello con Candelà. Ancora Lopez, il cross di Fiore per Corradi ha interrotto la traiettoria Samuel, Del Vecchio ha fatto ripartire ancora Candelà, poi Totti fermato in fallo laterale, la rimessa è romanista. No, laziale, scusa. Ha toccato a Totti. Sì, l'ultimo tocco era stato di Totti, qui salta Panucci, controlla Emerson, ancora Panucci, Candelà. Del Vecchio va giù, c'è fallo e calcio di punizione. Tutto pronto per l'ingresso di Gabriel Batistuta con la sua maglia numero 33, la terza maglia diversa in 3 stagioni alla Roma, come numero ovviamente. Si sta rialzando Marco Del Vecchio, di cui rivediamo la trasformazione di sinistro per il gol. Peruzzi aveva fatto una parata straordinaria, sì, su Montella. Lancio di Samuel, è partito Cafu. E sarà proprio Vincenzo Montella ad uscire per l'ingresso di Batistuta. Intanto Lima ha battuto la punizione verso Cafu, anticipato da Favalli. Rinvio del capitano laziale, salta Samuel, Emerson. Candelà. Del Vecchio. Ancora Candelà. È andato giù, ma non c'è fallo, Montella nel contatto con Mihajlovic. Riparte la Lazio con Favalli, sta per entrare Batistuta, i minuti sono 16 nel corso del secondo tempo, 1-1, fermato il pallone da Corradi, poi intervento di Candelà, scorretto su Stankovic, calcio di punizione per la Lazio, arriva il primo cambio, fuori Montella, dentro Batistuta. Sì, si prevedeva che il cambio di Batistuta sarebbe stato nel secondo tempo, o al posto di Montella o al posto di Del Vecchio. Batistuta entra nella ripresa come era già successo contro l'Udinese, rimangono 28 minuti a disposizione,
derby in parità 1-1 con i gol nello spazio di 6 minuti di Stefano Fiore e Marco Del Vecchio. Attacca Favalli, Stankovic, non aggancia Lopez, o meglio non riesce a tenere il pallone che Totti riporta subito in avanti. Primo scatto di Battistuta affiancato da Lima, eccolo servito il brasiliano da Battistuta che è appena entrato. Ancora Lima, dentro per Battistuta di testa, parata di Peruzzi. Ehi. Anche qui Battistuta era abbastanza libero. Sì, molto solo, incredibile. È stata una bella azione, l'ha presa lui con Lima sulla fascia destra, poi è andato dentro l'aria, ha colpito però estremamente solo. Un giocatore pericoloso come lui deve essere marcato meglio. C'è qualcosa in questo momento che tra i due centrali difensivi della Lazio no, c'è poca intesa. E ogni volta che la palla va in mezzo ai due no, non c'è l'uomo che va ad attaccarsi all'attaccante. In questo caso Battistuta poteva addirittura stoppare il pallone e calciare con più tranquillità. Lancio di Mihajlovic, mette giù Zebina, è ripartito Cafu, Lima, ancora Cafu, Totti, fermato da Mihajlovic, ancora Totti con cavalletta, ma ancora Mihajlovic. Poi sbaglia Fiore nel servizio su Stam, può partire Del Vecchio, bravo l'olandese a fermare in seconda battuta Marco Del Vecchio. Favalli, il lancio è nella zona di Corradi, fermato da Lima, spazio per Cafu, fiancato da Totti, è arrivato troppo presto il pallone, Gianni Chedda ha capito tutto, Mihajlovic, Corradi, ancora Mihajlovic, cercare Cesar, duello con Zebina, fischia Paparesta, è rimasto a terra Cesar che si sta rialzando, rivediamo il fallo di Zebina su Cesar, Angelo Mangiante. Temendo un po' la delusione di Montella all'uscita, Tempestilli lo ha abbracciato tenendo magari occhiatacce verso Capello e Montella uscendo ha ignorato totalmente Capello. Certo un derby per lui comunque completamente diverso dai 4 gol che aveva messo a segno nell'ultimo derby. Capello non era d'accordo sulla decisione di Paparesta, ma adesso seguiamo questo calcio di punizione che sta per battere Sinisa Mihajlovic in barriera, Totti e Lima, batte lungo Mihajlovic, colpo di testa fuori da parte di Claudio Lopez. Queste per un attaccante sono difficili da poter indirizzare nel modo giusto, troppo potenti. Troppo potenti e tagliate. Comunque con l'ingresso Battistuta nella Roma non è cambiato niente, praticamente lui ha preso il posto di Montella, gioca molto alto e Del Vecchio continua a giocare largo sulla sinistra. Ancora 25 minuti per provare a vincere il derby, siamo in parità all'Olimpico 1-1, gol di Fiore e Del Vecchio. Ferma il pallone Couto, può partire ancora la Lazio con Lopez, si sta liberando Corradi in area, sta arrivando Cafu per tenere d'occhio Cesar, retropassaggio rischiosissimo, Antonioli si salva in angolo, ma questi sono brividi gratuiti per Antonioli, rivediamo tutto. Va bene che è un campione del mondo però. Sì, un tipo, una partita così, in un momento così importante, ha rischiato troppo. Ecco Antonioli che si salva così, concedendo alla Lazio il primo corner nella ripresa per la squadra di Mancini. Lo sta per battere Sinisa Mihajlovic, lunghissimo lo spiovente, prova a rimettere dentro per Stam, la girata di Stam, Corradi, Antonioli, Corradi colpisce il pallone, tutto fermo perché c'era la bandierina alzata di Ivaldi, fuori gioco, rivediamo. Aveva compiuto un grande intervento Antonioli, sì, su Corradi. Straordinario, anche se avevamo visto subito che c'era il fuorigioco. Calcio di punizione, rivediamo la prodezza di Antonioli, poi Corradi va a calciare di nuovo, colpisce il palo esterno, ma il gioco era stato fermato per la segnalazione di Ivaldi. Colpo di tacco di Totti, indietro per Battistuta, 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 no. 2-1, no. La Roma in vantaggio, errore clamoroso, macroscopico, madornale di Couto e Battistuta realizza il 2-1 al 21esimo. È stato un regalo, praticamente un errore clamoroso della difesa della Lazio, lasciare a tu per tu a Battistuta con qualsiasi portiere, poi va a finire come è finita con il gol della Roma. Era entrato da 5 minuti Battistuta, è andato a segnare il suo terzo gol in campionato e poi la festa infinita sotto la curva sud. Eccolo qua, Peruzzi prova a fermarlo ma il rimpallo è un gioco da ragazzi per Gabriel Battistuta, è stato Couto a sbagliare, Bruno. Sì, ma è perché c'è questa abitudine di giocare sempre con il portiere. Quando tu sei l'ultimo, poi a volte rinviare tu tranquillamente, lì
con un rilancio potevi non rischiare e creare questa situazione. A volte c'è troppa abitudine nel giocare con il proprio portiere. Si è capovolta la situazione, eccolo qua il regalo di Couto. Battistuta si avventa su Peruzzi, conquista il rimpallo ed è 2-1 per la Roma. Esattamente al 22esimo, siamo a metà del secondo tempo. Ancora 23 minuti da giocare, la Roma ha capovolto la situazione nello spazio di 10 minuti. Andiamo da Angelo Mangiarte. Allora, due cose, intanto un problema all'arbitro, perché Paparese è stato tolto a Paparese una fasciatura che aveva la caviglia sinistra, comunque nulla di grave, può ovviamente continuare. Poi Capello, che è una vera macchina, perché non ha neppure esultato, ha chiamato Lima dopo il gol di Battistuta, gli ha detto attenti a Mihajlovic, ai calci inattivi di Mihajlovic, su tutti i calci d'angoli devi andare sul primo palo. A terra Gabriel Battistuta, rivediamo l'intervento di Fernando Couto, sono stati i protagonisti del gol del 2-1. Couto con questo retropassaggio che è stato un regalo per Battistuta, così come era stato un regalo quello di Zebina a Stefano Fiore in occasione del gol dell'1-0. È davvero raro vedere in un derby due assist degli avversari, qui prima Zebina per Fiore e poi Couto per Battistuta. Comunque credo che Mancini debba cambiare qualcosa, soprattutto in avanti. Ed è pronto Stam, si prepara ed è pronto ad entrare Enrico Chiesa pronto ad entrare sul terreno di gioco. Colpo di testa di Emerson, Fiore, Stankovic, Cesar, ancora Cesar, l'apertura è su Favalli. Favalli all'indietro, Stankovic, prova da lontano Stankovic, Antonioli accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo, lo ha toccato? Sì, no, credo ci sia stata la deviazione di Lima. Sì, e allora calcio d'angolo numero 7 in favore della Lazio. Calcio d'angolo, no, sicuramente Antonioli non ha toccato il pallone, va dalla bandierina Mihajlovic. Si è rovesciata la Lazio nell'area di rigore di Antonioli. Lo spiovente di Mihajlovic, lungo per tutti, anche per Stam, va a recuperare Fiore. Stam, Claudio Lopez, ancora Fiore, palla troppo potente, fallo di Del Vecchio, calcio di punizione per la Lazio. Sarà Stefano Fiore, ci comunica Gianni Federico, ad uscire e qui il calcio di punizione. Eccolo qua l'intervento di Del Vecchio, dovrebbe essere affidato proprio a Fiore che poi uscirà, ma si avvicina anche Mihajlovic. Quella è la posizione giusta per infatti si è allontanato Fiore ed è tutto pronto per il calcio di punizione di Siniša Mihajlović, pericolosissimo da lì. Tutto pronto, parte Mihajlović, chiede la conferma della distanza, è andato Stankovic a disturbare la barriera romanista. Tutto pronto, sinistro di Mihajlović, respinto dalla barriera, va Mihajlović a riconquistare il pallone, lo gioca all'indietro ancora verso Peruzzi, disimpegno di Peruzzi fuori dalla sua area di rigore, sul rinvio del portiere salta Emerson, Del Vecchio è stato anticipato da Gianni Chedda. Gianni Chedda, Del Vecchio, Battistuta, tocco all'indietro per Candelà, adesso Totti, ancora Candelà, di nuovo Totti, Del Vecchio, ancora Del Vecchio che è stato fermato da Mihajlović in calcio d'angolo. Continua a attaccare sulla sinistra a Roma, adesso con il giocatore che c'ha per loro è molto facile tenere la palla e sicuramente aspetterà il momento giusto per cercare di colpire un contropiede. Tutto pronto per l'ingresso di Chiesa, ma sta per entrare anche Gigi Sartor e dovrebbe uscirà Marco Del Vecchio per Sartor. Seguiamo l'angolo per la Roma, Samuel sovrastato da Stam, Cafu, ora Cafu, Lima, apre Lima dall'altra parte ma non c'è niente da fare, pallone ingiocabile per tutti, rimessa dal fondo di Peruzzi e adesso è il momento dei cambi. Si prevedeva un cambio per Del Vecchio perché torna a giocare dopo, appunto, come avevamo detto prima, dopo 5 mesi, quindi è logico che esca lui. Allora, prima la sostituzione di Enrico Chiesa che entra al posto di Fiore. Enrico Chiesa al posto di Fiore. Sì, ma credo che rimanga tutto uguale, 4-4-2 e Claudio Lopez che prende il posto di Fiore.
Sempre di prima punta rimane Corradi che ha alle spalle Chiesa. Chiaramente il 4-4-2 è molto più offensivo rispetto a prima. E poi Sartor al posto di Del Vecchio, qui invece cambia qualcosa evidentemente. Abel. Sì, sì, logicamente. Andrea Lima a giocare sulla sinistra al posto di Del Vecchio, Sartor giocherà sulla destra dove stava giocando Lima prima. Si prepara anche Fabio Liberani ad entrare in campo, se ne va sotto un uragano di applausi Marco Del Vecchio, che ha colpito ancora. È davvero l'uomo mascherato, perché è comparso all'improvviso sul derby e ha lasciato ancora una volta il suo segno sulla stracittadina. È stato bravissimo a farsi trovare pronto quando le capita la palla, è stato un gol importantissimo. Rimessa dal fondo di Peruzzi, dunque due novità con Sartor che ha preso il posto di Del Vecchio nella Roma e invece l'ingresso di Enrico Chiesa al posto di Stefano Fiore. Chiesa è entrato in campionato domenica scorsa per la prima volta a 385 giorni dal grave infortunio, è andato subito in gol e tra l'altro la Roma ricorda un Fiorentina-Roma in cui Chiesa fece davvero impazzire la squadra di Fabio Capello. Quella è stata la prima vittoria di Mancini su Capello. Subito Chiesa, non è arrivato però Corradi, rinvio di Samuel. Adesso comunque la Lazio ha un volto decisamente più offensivo, Bruno. Sì, abbiamo detto, è rimasto invariato il modo di giocare, però è più offensivo perché sugli esterni a posto di Fiore è andato Lopez, che è una punta autentica. Anche se mi sembra che la Roma pure stia adottando in questo momento con Sartor più un 4-4-2 che un 3-5-2. Van Mihailovic è stato fermato qui Totti da Couto, tutto regolare dice Paparesta, la Lazio in avanti con Stam, Lopez, ancora Stam. Mihailovic si allarga a Favalli, eccolo servito il capitano, mentre più avanti c'è Cesar. Palla al brasiliano che è fronteggiato da Cafu, non trova sbocchi Cesar per il cross, si rifugia su Mihailovic, ancora Stam, Claudio Lopez tallonato da Candelà, ancora Lopez, parte il cross di Lopez, Stankovic 2-2, ha pareggiato Dejan Stankovic 2-2. E siamo alla mezz'ora del secondo tempo, anche questo è un gran gol. Sì, grandissimo gol, credo il più bello. Le lacrime di Stankovic. Sì, gol è comunque... sembra un computer, ma anche lui ha vissuto con grande emozione questo derby. Beh, ma queste sono partite speciali. Qui però la preparazione di Claudio Lopez è stata straordinaria. Eccolo qua, lo rivediamo, ha preparato il cross, è tagliato forte proprio per l'attaccante. E qui Stankovic si è fatto trovare pronto al punto giusto e ha colpito, niente da fare per Antonioli, un gran gol questo. Prima rete in campionato di Dejan Stankovic, ottavo giocatore della Lazio a colpire in questa Serie A 2002-2003. Rivediamo la splendida acrobazia di Dejan Stankovic che poi si toglie la maglia, festeggia e piange. Lacrime di gioia, eccole qua, colte dalla regia di Angelo Carosi, 2-2. Derby dalle emozioni infinite in questo secondo tempo, sta attaccando Chiesa e non è ancora finita ovviamente, manca un quarto d'ora, l'attacco di Cesar, ancora Stankovic, prova col destro da fuori, palla sul fondo, Stankovic che è un giocatore bravissimo nei tiri da fuori, stavolta ha colpito da dentro l'area di rigore. Sì, è stato anche inserimenti centrali per Vieri e lui è molto bravo, occhio qua. E comunque stavo dicendo che nel momento proprio di tranquillità della Roma ha subito il pareggio, perché sembrava la Roma in questo momento padrone del campo e invece c'è stata questa reazione grandissima della Lazio. Seguiamo Emerson, Totti in posizione di ala destra, ancora Totti prova a liberarsi, due su di lui, circondato da maglie biancocelesti, non ce la fa a crossare. È stato pressato molto bene Totti, non è riuscito a crossare. Comunque nella Roma tatticamente è cambiato, che Sartor ha preso il posto di Cafu nella fase difensiva e Cafu logicamente, essendo molto più offensivo, gioca più avanzato. Andiamo da Angelo Mangiante. Sì, la Roma come sappiamo fa sempre la difesa a tre, ma per il rovinio della sorte il gol di Stankovic, il pareggio della Lazio è arrivato proprio nel momento in cui Capello invece aveva chiesto la difesa a 4, quindi con Sartor a destra, Zebina e Samuel che erano i due centrali con Panucci a sinistra. Lopez si libera e trova la respinta di Candelà, disattenzione della difesa romanista, poi Lima scaraventa il pallone in tribuna Tevere per anticipare Stam. Eccolo qua il calcione di Lima al pallone per allontanarlo, palla dentro ancora per Corradi che era in fuorigioco. Sì,
fuori gioco. E è una Lazio trasformata, chiaramente quando c'è il gol vivi sull'entusiasmo e per 4-5 minuti domini la partita. È successo prima alla Lazio, poi alla Roma, e in questo momento sta riaccadendo alla Lazio. Comunque è cambiato nella Lazio, che Lopez è andato a giocare sulla destra e sta veramente creando parecchi problemi alla Roma adesso. Calcio di punizione battuto verso Panucci, si stanno riscaldando un po' tutti per la Lazio, in particolare Liverani e Simone Inzaghi. Ricordiamo che ha effettuato un solo cambio Roberto Mancini con l'ingresso di Chiesa, ne ha effettuati due invece con Battistuta prima e Sartor poi, Fabio Capello, Cafu, Emerson, Sartor. Palla corta per Cafu che prova a girarla e trova la deviazione di Cesar. Ottavo calcio d'angolo per la Roma. Eccolo qua il tocco di Cesar sul cross di Cafu che va a battere dalla bandierina in area. Oltre a Totti e Battistuta vanno anche Samuel, Emerson e Panucci. La battuta di Cafu, colpo di testa tentato da Samuel, poi Emerson cerca di girarsi, lo accompagna Totti, ancora Totti, spazio per Totti, chiude Couto, palla all'indietro, arriva Sartor, Sartor! È stata una bella azione. Totti, come grande campione, quando ha visto tutti dentro l'area, ha giocato indietro per Sartor che era solo, ha calciato abbastanza bene, diciamo, non l'ha presa da difensore senza offendere nessuno, ma ce l'ha messa tutto. Però il difensore non va che raramente al tiro, in questo caso Sartor ha provato con la potenza ma non ha trovato lo specchio della porta. Quindi Corradi, duello con Zedina, va giù Corradi, punizione per la Lazio, mancano 11 minuti alla fine. Concentrato di emozioni nel secondo tempo, dal gol di Fiore a quello di Stankovic sono passati 24 minuti. Il derby ha cambiato padrone in questo lasso di tempo, prima della Lazio poi della Roma, adesso è in equilibrio, sta per battere Mihajlovic. Calcia Stankovic, colpo di testa ad allontanare di Zebina, mette giù Stankovic, Mihajlovic, ancora Mihajlovic, allontana Emerson, Chiesa si prepara, prova Chiesa, calcia gol. Sì, ha calciato con tanta rabbia, non ha trovato la coordinazione, lui ci ha abituato a grandissimi gol da quella posizione, è andata male però ci ha provato, ha avuto il coraggio di provarci. Ha avuto il tempo per prepararsi. Sì, perché i difensori della Roma non sono andati assolutamente, però tranne all'ultimo momento è andato Panucci, aveva tutta la possibilità e la tranquillità per calciare meglio. Ultimi 10 minuti per provare a vincere il derby, 2-2 all'Olimpico, palla fuori, a terra Enrico Chiesa, la rimessa laterale è della Roma. Pallone tra le braccia di Candelà, poco all'indietro Samuel si avventura in un dribbling su Chiesa che lo ferma con le cattive, calcio di punizione. Eccolo qua il bisticcio tra Chiesa e Samuel. Ha battuto Panucci cercando Totti, colpo di testa di Stam, rinvio di Stankovic, poi Corradi che va giù, fallo di Samuel. E Corradi ha subito tantissimi falli, è un giocatore, come abbiamo detto a più riprese, che protegge bene il pallone e per anticiparlo devi più delle volte fare fallo. Grande lavoro per la squadra da parte di Corradi, adesso Gianni Chedda attacca con la collaborazione di Stam. Mihajlovic, Favalli, Corradi che gira, Sartor che anticipa Cesar, poi si porta il pallone verso la linea di fondo ed è costretto a regalare una rimessa laterale che Favalli, su assist di Simeone, ha già effettuato. Chiesa che rovescia, prova l'altro Sartor! Questo sarebbe stato un gol da favola. Sarebbe stato un gol straordinario, un Lopez veramente in grande serata, non ha inquadrato la porta però ha cercato di calciare al volo, sarebbe stato veramente un gol straordinario. Assist di Chiesa, sinistro al volo di Claudio Lopez, palla sul fondo, Antonioli è rimasto a guardare, bella anche la risata di Claudio Lopez. Intanto disimpegno della Lazio con Mihajlovic, Favalli. Tagliato fuori Battistuta che credo abbia avuto un gesto di protesta perché
da qualche minuto la squadra non lo assiste più come prima. Samuel che respinge al limite dell'area, Lopez che calcia di sinistra a Antonioli. Comunque incredibile, adesso la Roma con una squadra più difensiva del prima sta rischiando molto di più. E tra l'altro non riesce a salire per accompagnare Battistuta che ha avuto un gesto di stizza. Seguiamo Totti, deve liberarsi di Stam, tocco a destra per Cafu, Cafu per Emerson, Emerson, sinistro di Emerson e palla fuori. Ha provato da lontano, lui è bravo a calciare da lontano, ha calciato molto bene col piede sinistro che non è il suo, però come ho detto prima da lì è molto difficile fare un gol a Peruzzi. Comunque la Roma col 4-4-2 in questo momento si sta trovando in difficoltà perché la Lazio si sta rendendo molto più pericolosa della Roma. Ecco la rimessa dal fondo di Peruzzi, mancano 7 minuti più recupero alla fine della partita, 2-2 all'Olimpico. Lima ha alzato il pallone verso Cafu, di testa Favalli, arriva Sartor, non riesce la sponda perché Stankovic ha anticipato tutti, poi Cesar, ancora Stankovic, duello con Zebina, sta per entrare Inzaghi per Corradi, alza Samuel, eccolo Cafu che se ne va, lo ferma Mihajlovic, va giù, fallo di Lima, giallo per Lima. Ce l'aveva già in mano l'arbitro Pamaresta, come se lo aspettasse il fallo di Lima. L'ho visto partire a Lima e sicuramente fallo da dietro, il cartellino giallo ci sta. E dunque qui ripetiamo che sta per entrare Inzaghi, Simone Inzaghi, al posto di Corradi. È il secondo cambio da parte di Mancini. Sì, un cambio che non cambia niente sotto l'aspetto dell'inquadratura della squadra, continua a giocare con questo 4-4-2 molto offensivo. Corradi ha speso tantissimo sotto l'aspetto fisico, ha lottato tantissimo, un po' meno sotto l'aspetto della qualità, e adesso entra Inzaghi che è un giocatore molto più opportunista rispetto a Corradi per giocare gli ultimi 6 minuti di questo derby. Ecco la faccia davvero stralunata dall'emozione di Roberto Mancini, sta per battere Mihajlovic. Stankovic si è rialzato dopo aver subito il fallo di Lima, punizione di Mihajlovic, tentativo in area da parte di Fernando Couto, la rimessa laterale è della Lazio, Simeone ha allungato il pallone che Cesar rimette in gioco, Stankovic, cross di Stankovic, Antonioli va a fermare un pallone dalla traiettoria molto insidiosa. Insidiosa ma diciamo abbastanza lenta e prevedibile. Ultimi 5 minuti per provare a vincere il derby, punteggio di 2-2 all'Olimpico, rilancio di Antonioli, Stam è riuscito a portare via il pallone a Battistuta che ha commesso fallo sull'olandese. Punizione stretta di mano tra Gabriel Battistuta e Jaap Stam. Ha battuto Couto, rimane ancora una sostituzione a Capello e una a Mancini. Batte in lungo Favalli a cercare Inzaghi, rovesciata di Zebina. Rigore per la Lazio, eh sì, c'è che tutto. un'ingenuità incredibile di Zebina regala un calcio di rigore alla squadra di Roberto Mancini. C'è tutto, c'è prima l'ingenuità qua che invece di calciare può fare il pallonetto e poi trattiene qui, ecco qua, incredibile. Inzaghi, sì, incredibile, veramente sta in un momento purtroppo per lui di confusione dopo l'errore del primo gol. Era una posizione abbastanza innocua quella di Simone Inzaghi, ma è netta la trattenuta di Zebina, è netto questo calcio di rigore, Abel. Sì, c'è stata la trattenuta, poi molto intelligente, non sai se si è lasciato andare a rigore ci sarà. Calcio di rigore per la Lazio, momento importantissimo, quando mancano 4 minuti alla fine, si prepara Sinisa Mihajlovic, l'ex romanista. Guardate l'espressione di Roberto Mancini. È scaramantica questa espressione. Quasi non vuole guardare. Mihajlovic contro Antonioli. Calcio di rigore per la Lazio. È tutto pronto. Fallo di Zebina. Trattenuta su Simone Inzaghi appena entrato. E adesso è tutto pronto. Parte Mihajlovic sinistro. Antonioli! No. Antonioli! Che parata ragazzi! 2-2! Incredibile. Bravo Antonioli, ma sì. Seguiamo questo calcio d'angolo con palla alzata da Capo. Chiaro che Antonioli ha fatto una prodezza, però un calcio di rigore sbagliato
diciamo è sbagliato per quello che tira. Lo dico io che purtroppo detenevo i record di essere stato l'unico laziale ad aver sbagliato un calcio di rigore nel derby. Seguiamo, sì, seguiamo la rimessa laterale per Stankovic, cerca la linea di fondo, ancora Stankovic, non ha guadagnato l'angolo, rinvio e ancora la Lazio in attacco con Stam. Claudio Lopez, ancora Claudio Lopez, gira a sinistra verso Cesar, ferma il pallone Lima, sta attaccando ancora la Lazio con Lopez, dentro per Inzaghi, parata di Antonioli. Dicevo Massimo, sei stato molto contento di mantenere questo record negativo. È partito Candelà, io vorrei sentire anche Abel Balbo come ha visto questo calcio di rigore parato da Antonioli. È stato bravissimo Antonioli a indovinare l'angolo, a buttarsi bene, soprattutto perché Mihajlovic ha calciato come al solito di potenza, come fa lui. Di potenza, sembrava molto angolato. Sono contento per lui, per Antonioli, perché sta sempre un portiere che sta sempre un po' criticato. Sono contento per lui, soprattutto anche per Serena, perché se no sarebbe stata per lui veramente una notte molto dura. Allora si prepara Cassano, se sentiamo Stefano De Grandis. Sì, sentiamo Stefano De Grandis. Sì, dopo questa azione magari Massimo. Chiesa è partito velocissimo, si va verso un finale ad alta tensione, dentro per Inzaghi, Inzaghi fermato. L'intervento di Samuel è stato strepitoso. Sì, straordinario. Bellissima palla anche di Chiesa. Comunque la Roma giocando a 4 non si ritrova, sta in grande difficoltà. Quando gioca con la linea di 4 non trova i meccanismi giusti, per la Lazio ogni azione diventa pericolosa. Apprezzato lo strepitoso salvataggio di Samuel, che è riuscito anche ad evitare l'angolo. Carambola su Inzaghi, andiamo da Stefano De Grandis. Ma soltanto una cosa, sul rigore Chiesa aveva preso il pallone, lo aveva baciato 3 volte, dava la sensazione di voler tirare lui, poi è arrivato Mihajlovic, ha detto ci penso io, ho chiesto alla panchina se era comunque una scelta prevista già dagli spogliatoi, mi hanno detto di sì, che doveva tirare Mihajlovic, in realtà credevano in una battuta di maggiore potenza. Un'altra cosa, Simone Inzaghi voleva giocare dall'inizio, dal momento in cui è entrato aveva la faccia proprio, diciamo, grintosa di uno che ci crede anche quando entra a 7 dalla fine, effettivamente 2 azioni su 2 appena entrato in campo. Cassano per Totti, andiamo anche da Angelo Mangiante. Sì, tra l'altro bello il gesto di fair play, perché Stankovic e Totti avevano insomma litigato durante il primo tempo e c'è stata un po' una stretta di mano quando Totti stava per uscire dal campo, quindi hanno chiarito i due. E poi una cosa, ecco, Cassano, anche se adesso sta manovrando a sinistra, però Capello gli ha chiesto di giocare a destra. Subito dentro Cassano, Cassano, Peruzzi che la spinge e Stam che va a portare il pallone fuori dall'area di rigore. Non è finita perché sta attaccando Lima in posizione di ala sinistra. È partito il cross per Batistuta, fermato Batistuta, Cafu. Cassano ha avuto subito la palla del derby all'ultimo minuto del secondo tempo. Sono 3 i minuti di recupero. Pallone giocato verso Sartor, rimane in zona d'attacco la Roma. Cassano ha avuto la grande opportunità del 3-2, Mihajlovic che allontana. Salta Emerson, di testa anche Cafu. Cassano ha messo giù, spostato il pallone da Stankovic, può ripartire la Lazio con Gianni Chedda. Adesso Mihajlovic, fermato da Emerson, rimpallo, ma c'è calcio di punizione, fallo di sinistra Mihajlovic. Eccolo qua l'intervento a gamba tesa su Emerson. Siamo entrati nel recupero, ancora 2 minuti e mezzo. Cassano forse sta ancora... Candelà. Candelà, sì, Cassano aveva fatto la grandissima, sì, giocata, sì, aveva bucato la palla bellissima per Candelà e bravissimo Peruzzi a respingere. Questa è la reazione di Capello. Questa è la reazione di Capello. Abbiamo letto quello che ha detto, ma non ve lo possiamo riferire ovviamente, mentre la Lazio si è riportata in avanti con Chiesa. Chiesa dentro per Claudio Lopez. Lopez ha calciato all'improvviso di destro. Sì, di destro. Ha calciato e prima a Chitto e non è riuscito a girare sull'angolo più lontano. Comunque è una buona iniziativa anche di questo, c'è una buonissima intesa tra Chiesa e Lopez. Emozioni infinite in questo derby, ecco il Capello Show. E qui la rimessa dal fondo di Antonioli, stiamo entrando nell'ultimo minuto di questo derby. Colpo di testa di Batistuta, Cafu, Mihajlovic. Salta Emerson, Stankovic commette fallo su di lui, già battuta la punizione, Batistuta, il lancio di Sartor, ora Sartor travolge Favalli, però la punizione è in favore della Roma. Pronto Emerson, pronto Sartor,
ma è pronto anche Lucas Castroman. Entrerà lui al posto di Claudio Lopez per giocare ormai pochi secondi, Bruno. Sì, beh, chiaramente è una sostituzione che non va a cambiare gli equilibri tattici della squadra. Un Lopez che ha fatto una grandissima partita questa sera. Calcio di punizione in favore della Roma, si avvicina Candelà, è stato lui dunque ad avere la grande occasione per il 3-2. Sta per battere Candelà, così come ha avuto un calcio di rigore Mihajlovic, ma c'è stata la grande risposta di Antonioli. Emerson, Samuel, Cassano, pallone di Cassano troppo lungo per Battistuta, palla che sfila a fondo campo. E potrebbero chiudersi qui le emozioni, ma rimangono ancora 15 secondi. Cassano è andato a giocare sulla sinistra e sta creando problemi. Due palle che ha preso, ha generato due situazioni molto pericolose. Ecco la rimessa dal fondo di Angelo Peruzzi, lungo rinvio sul quale salta Emerson, tocca all'indietro, salta anche Zebina, lanciato Simone Inzaghi, Sartor che rovescia, Stankovic e Favalli sul pallone, la rimessa laterale della Roma. Sono scaduti i tre minuti di recupero, ma c'è un supplemento di recupero per la sostituzione e quindi altri 30 secondi dovrebbero esserci oltre i tre minuti di recupero. È partito Battistuta, fischio finale di Paparesta, finisce 2-2, uno dei derby più emozionanti nella storia recente di Lazio e Roma. Avrebbe potuto vincerlo chiunque, alla fine si conclude con un pareggio che porta la Lazio a 11 punti, quarto posto insieme al Bologna, e la Roma a quota 10 insieme